Buon salve ragazzi, qui è Virtus Oggi siamo qui su Halo Reach Per commentare questa partita Giocata su Asylum E sarà una perfezione Più precisamente la giocata Al nostro buon Dados Che è uno sforna gameplay a tradimento <ride> L'argomento principale Che volevo trattare in questo Commentary era Halo uh, Reach Reach proprio come gioco In quanto uh, ragionando Sul fatto che comunque Uh, il progetto Elic Weapons non sta avendo um, un particolare numero di visualizzazioni. Probabilmente anche perché il gioco è abbastanza datato. Cioè, tra virgolette, abbastanza datato. Però almeno volevo iniziare per quelli che proprio non lo conoscessero, a dire due paroline. In modo che magari riusciate, anche se non siete interessati ad apprezzare uh, la, la serie Elic Weapons. Alohid è un gioco creato da. Bungie è uscito nel 2010 un mesetto prima di Black Ops Ha avuto un grandissimo successo al day one e, Ed è stato veramente giocato da tanto tempo e soprattutto da, da molte persone E ha deluso un po' i fan della serie Ma non a livello di trama che è veramente stupenda Forse la campagna ha qualche difetto ma la trama è veramente, è veramente ottima Ma più che altro come multiplayer che è stato reso molto più simile a, Cioè molto più simile che è stato reso comunque più simile a un force person shooter normale come Battlefield o Call of Duty Rispetto a quello che era. Sempre stato la saga. Come. Diciamo prendendo come esempio il suo predecessore Halo 3. Che era molto invece più simile a un first person shooter arena, per intenderci. Uh, questo quindi. Questo gioco è quindi stato abbastanza. Rivalutato nel giro di pochi mesi, dopo che un casino di persone ci hanno nerdato su, soprattutto all'inizio, trovando i bug più assurdi per riuscire a salire di livello, è stato un po' lasciato perdere per tornare ai classici Call of Duty piuttosto che, che Battlefield. Però eh, un mio consiglio, soprattutto se possedete un Xbox 360 e possedete anche L'orice e non l'avete dato dentro, sciocchi se l'avete dato dentro e non l'avete dato dentro, il mio consiglio è quando sclerate su Modern Warfare perché non vi fanno muovere E io ho alcune partite veramente eh, sclero do, do fuori di matto eh, Mettere dentro Halo Reach è sempre una gran soddisfazione Perché in Halo Reach la connessione non c'entra praticamente una beata mazza Ma non tanto perché la connessione non sia utile È sempre utile Ma col fatto che la vita è comunque, è comunque elevata E... <coughs> Che ci vuole comunque abbastanza skill per uccidere un avversario, l'utilità dell'avere una buona connessione è praticamente azzerata. Difatti, come vedrete adesso, si riesce tranquillamente a uccidere un avversario. Uh, non dico dietro l'altro, però. Si riesce comunque a fare una buona serie senza morti. Veramente <ride> stupide causate da un avversario che ti spara quando tu ormai hai girato l'angolo da una mezz'oretta. E quindi eh, comunque un buon gioco se uno vuole prendersi una pausa. Dal punto di vista grafico c'è da dire che non è ottimo. Considerando che è un motore grafico. Si gira ancora sul motore grafico di Halo 1, di cui abbiamo festeggiato l'anniversario con l'uscita di Halo Combat Evolved Anniversary. E quindi parliamo di un motore grafico di dieci anni fa, ottimizzato al meglio perché rispetto alle grafiche dei capitoli precedenti. È veramente uh, una grafica migliorata oltre ogni limite e, uh, e si spera per l'uscita di Halo 4 che il motore grafico verrà, se non uh, fatto completamente da capo, almeno migliorato dalla Square Enix che sembra debba gestire uh, uh, la parte di vista grafica del, del uh, nuovo capitolo. Per quello che invece riguarda il gameplay, è un gameplay... Particolarmente fluido, e un po' lento nella ricerca dei, dei giocatori in quanto si incomincia solo quando la sala è piena e non può più entrare nessuno, anche se le, se le persone escono a partita incominciata, questo per favorire un po' la connessione. Ovvio, non dico che non ci sono le migrazioni host, però sono veramente ridotte ai minimi termini. E le partite che ti si interrompono a metà per il rage quit degli avversari sono pressoché nulle certo, rage quittano, la partita te la dà vinta, ma non vieni buttato fuori e questo è veramente molto comodo e rende questo titolo molto, molto più giocabile e divertente de degli altri, soprattutto in alcune situazioni in cui la vostra connessione, come ho già detto, non va alla grande. Certo, questo gioco qui in quanto visto che ha un gameplay un po' non dico monotono, però eh, il fatto che le armi che si ha all'inizio partita sono bene o male le stesse può risultare noioso dopo un po' giocare nel multiplayer online e per questo quelli della Bungie hanno creato due modalità di partita veramente veramente ottime e eh, invidiate da un casino di titoli, ma eh, mai riuscite a essere eguagliate in tale modo, le partite personalizzate e la fucina. La fucina se riccio è stata migliorata all'ennesima potenza rispetto a quella solo 3 che era già di ottimo livello, forse un po' poco sfruttata dal punto di vista delle partite personalizzate, eh, ma comunque eh, un ottimo livello di, di personalizzazione delle mappe, tipo questa mappa in cui eh, sta giocando Davi in questo preciso momento Asylum, o Asylum, è completamente creata da zero, questo è solo... Uh, quel piatto di erba che vedete e il resto è stato creato questa era una delle prime mappe quindi da quelli di Bungie però è stato creato può, se, si può creare delle mappe appunto grazie all'innumerevole quasi direi quantità di blocchi messi a disposizione da quelli di Bungie purtroppo come ho già detto le partite personalizzate sono state un po' poco sfruttate in quanto il uh, Aloric come titolo spinge un po' al nerdaggio pur di salire di livello e sbloccarsi tutte le armature e quindi le, le partite personalizzate che secondo me erano il cavallo di battaglia sono un po' passate in secondo piano. Detto questo il video di oggi si conclude qui. Uh, come avete visto questo è il mio secondo video di file in quanto ho dovuto farmi perdonare da quello troppo breve secondo alcuni di due giorni fa. Quindi scusatemi se è troppo breve, cercherò di farli un po' più lunghi. Comunque non avevo molto da dire. La perfezione è arrivata. Un arrivo ciao e al prossimo video.